amiche, bentornati e bentornate in questo nuovo video. Anche se sono in bagno, quello di oggi non sarà un video provato con voi, anzi forse in realtà per metà lo è, perché da diverso tempo alcune di voi mi hanno richiesto di fare un video sulla maschera latte di ultradolce al cacao, perché su quella alla linfa d'acero ho fatto la prima recensione, proprio il video provato con voi in cui ne abbiamo parlato nello specifico. Nel caso in cui ve lo foste perso, vi lascio il video giù nell'info box o alla fine di questo video. Dopo aver provato questa maschera, mi è capitato di provare questa e di fare una piega liscia, molto a caso. Infatti la prima volta che utilizzai questa maschera, siccome ha una funzione lisciante e nutriente, la utilizzai per fare una piega liscia. Risultato che mi ha lasciato letteralmente sbalordita. Non mi aspettavo che un prodotto del genere potesse darmi un risultato del genere, soprattutto constatando che il giorno dopo i capelli erano ancora bellissimi e non erano neanche appesantiti. Queste maschere latte si contraddistinguono per il fattore leggerezza, perché hanno l'efficacia di una maschera ma con la leggerezza di un latte. Infatti anche come consistenza sono molto molto diverse dalle solite maschere che ho utilizzato io. Perché siamo qui? Perché alcuni di voi mi hanno richiesto di fare il video su questa, chiedendomi specificatamente di provarla e di far vedere l'effetto sui miei capelli lisci. Quindi più che altro quello di oggi sarà un get ready with me capelli utilizzando questa maschera, facendo una piega liscia. Ho l'asciugamano in testa perché ho già lavato i capelli. Adesso applicheremo insieme la maschera. Di solito il passaggio della maschera lo faccio mentre sono a testa in giù dopo lo shampoo. Strizzo ben bene i capelli, applico la maschera, pettino, risciacquo e poi tampono e poi asciugo. Siccome oggi sto facendo questo passaggio insieme a voi, ovviamente non lo posso fare a testa in giù nella vasca. I capelli li ho lavati con lo shampoo Rituale d'Argan, uno dei miei shampoo ultradolce preferiti. E tra l'altro questo è lo shampoo che, usato in combinazione con questa maschera, mi dà il risultato migliore. Però prima di applicare la maschera vi devo dire un paio di cose. La prima è che, siccome ultimamente me lo state chiedendo spesso sotto i video quale rossetto sto indossando, oggi vi anticipo. Questo è il rossetto che sto indossando oggi. È una bellissima tonalità autunnale. E appunto questo è un rossetto di Essence che si chiama Ultra Last Instant Color numero 07. Questo è il suo packaging. Lo acquistai l'anno scorso, se lo pagai 2 euro e qualcosa. È veramente un rossetto bellissimo. Principalmente lo utilizzo in inverno e in autunno. È un rossetto cremoso, però è molto pigmentato, molto scorrevole. Questi rossetti di Essence costano pochissimo. Io come prodotti labbra di Essence ho provato soltanto questo e il lucida labbra plumping lip volume, una cosa del genere. Comunque, se ci sono dei rossetti Essence che vi piacciono e che mi consigliate, scrivetemi sotto quali. Appena tornerò da OVS ho intenzione di prenderne qualcun altro. Magari se c'è qualche rossetto che mi consigliate, scrivetemelo. È da mesi che mi state chiedendo di provare l'eyeliner magnetico con le ciglia magnetiche. Ieri sera l'ho ordinato, mi arriverà penso tra un mesetto, perché l'ho preso da AliExpress e nella confezione, oltre all'eyeliner magnetico, c'erano 3 tipologie di ciglia. Io ho scelto il kit volume perché c'erano 13 diversi modelli di ciglia, cioè ci sono 3 paia di ciglia per ogni scatolina. Dovrebbero essere simili a queste, un po' meno folte e un po' più corte, se non ho visto male dalle foto. Quando arriverà tutto, proveremo tutto nel video, sicuramente se ne parlerà a metà novembre. Come data di consegna ipotetica mi dava l'11 novembre. Quindi se ne parlerà a novembre. Comunque adesso applichiamo la maschera perché non voglio che i capelli siano troppo tamponati. Vi leggo molto velocemente che cosa c'è scritto su questa maschera. Ultradolce, la maschera latte, latte vegetale bio e fave di cacao. Funzioni della maschera: liscia e nutre intensamente senza appesantire, indicata per capelli ribelli e crespi. Avendo una consistenza bella cremosa e nutriente ed anche un buonissimo potere districante, può essere indicata anche per chi ha i capelli ricci e ovviamente va bene anche per chi ha i capelli lisci o per chi ha i capelli come me che sono mossi, per andare a lisciare. I due ingredienti principali che sono all'interno di questa maschera: latte vegetale bio della Spagna, un vero tesoro di nutrizione con una texture ultra leggera, e burro di cacao estratto dalle fave di cacao dell'Africa occidentale, conosciuto per le sue virtù altamente liscianti. Risultato: districati agli istanti, i tuoi capelli sono intensamente nutriti e lisciati senza essere appesantiti. Senza siliconi, per un tocco naturale, i capelli sono delicatamente profumati e disciplinati. Confermo, avendola provata più volte, confermo, e confermo anche il fatto che è valida anche per fare i capelli al naturale, perché l'ho utilizzata anche per asciugare i capelli col diffusore naturale, e anche in questo caso mi è piaciuta davvero molto perché i capelli sono rimasti comunque belli mossi ed erano anche molto lucidi. Vi lascio un attimo l'inci se volete vederlo.
andiamo ad applicare insieme la maschera. Non utilizzerò la spazzola perché, siccome non voglio bagnarla, perché applicandoci il prodotto poi comunque la risciacquerei, non la potrei poi utilizzare per aiutarmi con la piastra. La spazzola la tengo da parte perché poi mi servirà per fare la piega liscia, mi aiuterò con quella, e quindi utilizzerò il pettine per distribuire la maschera su tutti i capelli. Vado a prendere un po' di... vedete quanto è fluida? È fluida, è proprio fluida, è liquida, è quasi liquida, quindi devo stare attenta a non sparpagliarla altrove. Io metto l'asciugamanino, poi l'asciugamanino si sposta, io mi innervosisco, lo tolgo, i miei capelli vengono a contatto con la cervicale, mi viene la cervicale. Comunque vado a mettere, no, niente, lo tolgo, basta, non sto sopportando. Vado a mettere un altro po' e l'applico ovviamente soltanto sulle lunghezze, non vado sulle radici perché comunque ho utilizzato uno shampoo nutriente. Sembra che non abbia messo nulla, i miei capelli, l'assorbono subito, io non sembra che abbia messo una maschera. Andiamo a pettinare. Lavandino. Queste maschere non necessitano di tempo di posa, non c'è bisogno, quindi appena termineremo di pettinare andrò subito a risciacquare. Il pettine a me non fa impazzire, preferisco la spazzola, però siccome devo usarla dopo devo comprarmi un'altra spazzola di riserva dai cinesi, appunto per queste occasioni. C'è chi si trova meglio col pettine, però io non lo so, non mi ci trovo tanto bene. Cioè faccio prima con la, ecco, faccio prima con la spazzola, mi sbrigo prima. Adesso vado a risciacquare, poi asciugo i capelli e ci rivediamo qui per fare lo styling con la piastra. Eccomi tornata. Allora, adesso vi dico i passaggi che faccio io su di me per fare i capelli lisci. Io non li lavoro con spazzola e fond. Quindi che faccio? Una volta risciacquato la maschera, tampono i capelli, li spazzolo, li asciugo con il fond, semplicemente all'aria così. Terminata l'asciugatura, spazzolo e poi passo la piastra. Faccio la riga, quindi divido già i capelli in base a come voglio che vada la piega. Li separo a metà, isolo una metà, come in questo caso. La mia metà sinistra l'ho già isolata, la farò dopo a videocamera spenta. Con voi faccio la mia metà destra perché è più a favor di camera. E poi ho ridiviso successivamente questa parte, isolandoli con una pinza. La piastra è già pronta, quindi vado a fare semplicemente questo. Con la spazzola mi aiuto. Prendo la piastra e faccio prima una passata di spazzola e poi ci vado a passare la piastra, così, in questo modo. Spero che si veda. Molto velocemente. In questo modo eviterò di passare più volte la piastra sulla stessa ciocca. Praticamente si sono già lisciati, cioè sono già lisci, hanno già preso la piega. Tendenzialmente sono questi i passaggi che effettuo quando faccio una piega liscia. A volte mi capita di mettere un pochino le punte un siero, oggi non l'ho fatto, però di solito lo metto, che è questo di Giada, questo siero alla spirulina. Di solito metto questo quando devo fare o i capelli lisci o anche per asciugare i capelli mossi, a volte lo metto. Però oggi non l'ho messo perché volevo farvi vedere questa maschera da sola come si comporta sui miei capelli. Quando finirò di passare la piastra ci vedremo alla luce naturale perché voglio farvi vedere meglio il risultato. Qui secondo me non si vede bene, però vi posso dire che
questa maschera ha fatto la differenza rispetto a tutte le altre che ho utilizzato in passato. Cioè, per fare la piega liscia, questa maschera è la migliore. Al momento è la migliore per quanto riguarda il mio tipo di capello e il risultato che voglio ottenere e la durata del risultato. Io adesso spengo la videocamera, finisco di passare la piastra su tutti i capelli, poi ci vediamo alla luce naturale con il risultato finale. Prima non vi ho detto la piastra che sto utilizzando. Questa è la Remington Silk, è una piastra larga con cui mi trovo abbastanza bene, siccome è da un paio d'anni che mi si è rotta la piastra stretta. Negli anni ho sempre acquistato piastre Remington per quanto riguarda il lisciaggio dei capelli e mi sono sempre trovata benissimo. Infatti l'ultima mia piastra stretta della Remington mi si è rotta 2 anni fa, dopo essere durata 5 anni buoni, e quella mi era molto utile sia per lisciare i capelli sia per fare i boccoli in 2 secondi. Però ahimè mi si è rotta e da quando non ho più quella stretta, se voglio dei boccoli ho un risultato diverso, o utilizzo i bigodini flessibili oppure utilizzo il ferro a onde. Mi rendo conto che con questa lunghezza di taglio mi sarebbe molto utile quella piastra, perché riuscirei a fare i boccoli in 2 secondi. Io facevo molte volte, anche quando le avevo lunghi, facevo le pieghe con la piastra stretta boccolose in 2 secondi. Ho già individuato un modello di piastra Remington stretta che mi piace molto, lo metto in wishlist e se scende di prezzo l'acquisto, altrimenti aspetto il Black Friday, perché l'ho vista su Amazon che sta ad un prezzo ottimo. Però quando fanno il Black Friday solitamente scende ancora, quindi magari ne approfitto acquistandola durante il Black Friday. Finisco lo styling e noi ci vediamo dopo. Ed eccomi qui con il risultato finale. Allora, questo è il risultato di una piega liscia fatta molto velocemente, non spazzola il fondo ma soltanto asciugando velocemente i capelli e con una passata di piastra. I capelli sono veramente, veramente lucidissimi, morbidi, leggeri e leggermente profumati, perché il profumo di queste maschere si sente lievemente dopo averli asciugati. La piega, allora scusatemi, se sentite un rumore strano è perché il vento sta sbattendo contro le tapparelle, perché oggi c'è una giornata bruttissima, piove, c'è un ventaccio e quindi siccome sono vicino alla finestra, se sentite un rumore strano è quello. Comunque vi dicevo, quando si assesterà la piega tenderanno a diventare ancora più belli e soprattutto rimarranno così. Non mi accadrà come mi è successo con la maschera di Organic Shop al Cocco, che dopo un paio d'ore le punte se ne sono andate per i fatti loro. I capelli rimarranno con le punte in dentro, come li ho messi in piega io, rimarranno esattamente così. E domani saranno ancora meglio, perché dormendoci domani mi sveglierò con un po' di volume anche alle radici. Questo è quanto. La maschera è veramente una maschera molto versatile, perché può essere utilizzata sia per fare la piega liscia, sia per chi ha i capelli ricci, come maschera districante per sciogliere i nodi, se non si vuole un prodotto molto pesante, ma che abbia il giusto grado di nutrimento. Questa maschera al cacao è veramente fantastica. Certo, io vi riporto la mia esperienza sul mio tipo di capello e per quanto riguarda le mie esigenze. E questo è tutto. Spero che questo Get Ready With Me capelli vi sia piaciuto. Fatemi sapere sotto nei commenti se avete provato una di queste nuove maschere latte, quale vi piace di più, se avete provato questa al cacao, qual è stata la vostra esperienza. Io sono soddisfattissima, questa sicuramente è diventata una delle mie top maschere. Detto ciò, vi ringrazio tantissimo per la compagnia, vi do appuntamento al prossimo video, ci vediamo alla prossima.